Thank <laughs> you. Buonasera amici ma soprattutto amiche di Outcast, ben ritrovati e ben ritrovati a una nuova puntata di Outcast Popcorn, il club del cinema vecchio di Outcast. Io sono Francesco Tanzillo e con me c'è Alessandro De Luca. Buonasera, buongiorno, salve. E stasera ci siamo accollati l'onere di... Uh, Tornare ad un genere che secondo me abbiamo criminosamente sottovalutato, un po' perché nel corso degli ultimi anni mi è cresciuto personalmente tantissimo, un po' perché alla fine trovare delle cose davvero meritevoli in una filmografia sconfinata è, è complicato, ecco. E. Effettivamente stasera parliamo di un film western, un genere che appunto abbiamo toccato soltanto tangenzialmente, come ci ricorda eh, come, come ci ha detto di ricordare Joe Pepp, che in fin dei conti non è che non abbiamo mai trattato film western, abbiamo trattato film di John Carpenter e tutti i film di John Carpenter sono dei western. Uh, detto ciò, stasera tocca alla conquista del west, che ha da poco compiuto. Um, Uh, 60 anni praticamente e, e prati che, che, che cos'è la conquista dell'Ouest? in pratica è un po' mh, cioè mi piace pensarlo come l'avatar del cinema scopo perché ci avevano a un certo punto se cioè, si sviluppa questa tecnologia strafiga che appunto è il cinema scopo ovvero l'utilizzare un formato enorme, più grosso che permette appunto di riprendere tantissima roba e si sposa perfettamente con uh, il genere del western con i suoi al cinema scopo il cinema rama pardon ecco. e, e appunto si sposa perfettamente con raccontare le praterie sconfinate della frontiera e dopo alcuni appunto tentativi abbastanza uh, abbastanza praticamente uh, poco uh, in, importanti ecco perché diciamo mh, ci sono alcuni film degli anni 50 sempre sviluppati cinema, dalla Cinemarama Production che sono questo è il Cinemarama, eh, Cinemarama Holiday, uh, Seven Wonders in the World insomma tutte quelle che potremmo adesso definire nell'ambito videoludico dei, uh, delle tech demo a un certo punto arriva il vero film in Cinema rama ed è La conquista del West. E da cosa vi accorgete che state guardando un film in Cinema rama? Prima di tutto, originariamente veniva proiettato uh, attraverso una, una serie di proiezioni incrociate che sostanzialmente in digitale vi permette appunto di vedere delle deformazioni prospettiche un po' strane insomma vi sembra di guardare una roba che ha più punti di fuga e, e questa intuizione può essere straniante se la state guardando perché cioè, a, mentre, cioè, mentre la prospettiva ha cioè tutte le linee che convergono in un unico punto all sulla linea dell'orizzonte all'infinito queste qua invece è come se convergessero uno in un punto e uno in un altro è un po' strano, e insomma, è, non è una cosa utilizzata tantissimo. Però, in pratica, quando si vedevano queste cose c'era cioè appunto lo schermo era curvo, era tutto era tutto strombato, e quando è, è quasi come guardare un grandangolo, oppure l'effetto panorama delle, dei degli smartphone in pratica pur restituirvi questa sensazione di avere più punti di fuga, perché sostanzialmente anche quello lì è un artificio visivo. Che attraverso una fotocomposizione comunque mette insieme diverse fotografie, tutte quante scattate. In fila è un artificio. Eh, il cinema rama anche quello in artificio. E. E quindi la conquista del West. Questo dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista narrativo, che cos'è? L'impresa quasi folle di raccontare, di raccontare le tappe fondamentali che hanno portato alla più che la conquista vera e propria del West, ma appunto un, un ordine cronologico di fatti attraverso quelle che sono le tappe fondamentali della storia americana. Ad occidente, perché appunto la colonizzazione si è spinta da est verso ovest e eh, con appunto step che sono stati alterni. Quindi, magari noi che abbiamo un punto di vista fortemente occidentale, fortemente europeo su questa cosa, può sembrarci strano vedere gente che vive in quelle condizioni in anni che sono appunto a partire dal 1830. Quindi meno di tre secoli fa, al 1880, circa, e il compito, di è, è il compito che si pone questo film è di raccontarti, è di raccontare queste tappe attraverso dei, diciamo una saga familiare, grosso modo a portare avanti questa impresa sostanzialmente difficilissima, c'è il regista Henry Hathaway, accompagnato in questa impresa da un frammento uh, diretto da John Ford, un frammento diretto da George Marshall, ma di cui sostanzialmente sembra non sia stato accreditato, quindi bah, fatti loro. Uh, Delo, tu l'avevi mai visto questo film? No, mai visto. Il, il Western non è un genere che mi è mai piaciuto particolarmente. Quindi non soprattutto poi quelli ve più vecchi, classici, diciamo dagli anni 60 in poi. Non è. John Wayne, lo conosco giusto perché appariva in tour, TV e i miei genitori, soprattutto mio padre, se li sparava tutti questi film. A me non sono mai interessati particolarmente. L'unico co collegamento culturale che ho. Uh, How the West Was Won è la canzone dei, dei Ram okay. How the West Was Won è uh, Where he Gallows Basta per Pezzo il resto, bellissimo. Tra l'altro, eh, eh, per il resto, no, non, uh, non è un genere che, che mi è mai piaciuta. E non uh... cioè, poi gli attori sì li conosco lì ah, c'è questo, ah, quando poi ah, c'è questo, c'è quest'altro, però, no. Mm. Il film, no, anche perché poi in tv. Non penso che sia passato tantissimo perché tre ore di sono 2 ore e 44, non è una, una durata molto che in, in tv passa fa passi facilmente anche perché con le varie introduzioni pubblicitarie, anche se incominciava eh, metti, anche se incomi fosse incominciata alle 8 e mezza, perché poi l'orario di, di inizio del. De della, della prima serata è diventata sempre più tardi, adesso a che ora inizia la, la prima serata? Non anche... Penso inizio verso le 10 addirittura. La prima serata penso di sì, penso proprio Quindi. di sì. Quindi, un, un film in prima serata, mettiamo che sia trasmessa alle 9. Facciamo che in tempi passati cominciassero. Facciamo alle 9. Tra 44. Vita. non facessero interruzioni, non facessero interruzioni pubblicitarie. Se inizia alle 9, a mezzanotte, meno un quarto, sei ancora davanti a tv. Metti tutte le interruzioni pubblicitarie, tu, eh, finivi a luna a l'una e mezza penso in tv. Penso che l'abbiamo passato veramente poco. Sto film perché proprio in... allora ti sorprenderà in due, in, in due serate, magari che ci sta volendo, ti sorprenderà, ma non sui canali quelli la Canonici, ma la RAI. È particolarmente attenta al genere western perché si coccola il suo pubblico, ovvero gente dell'età tipo di mio padre o ancora più risalente che in pratica quando vede un film dove ci sta anche vagamente qualcuno a cavallo e un cappello da cowboy prendesse lo schiaffo davanti e uh, su Rai Movie. Appunto, questi cicli dove prende tipo ogni giorno un giorno della settimana scelta prende e spara un film western che c'è in catalogo quindi in effetti, magari non in tempi troppo risalenti, ma con la differenziazione dei canali del digitale terrestre, questa cosa si è avuta abbastanza. Secondo me, però, ecco, è tutta roba che con l'avvento la, del digitale terrestre, siamo sempre più distaccati dalla TV. Uh, Vista con i tempi della televisione perché se anche ci infili in mezzo le pubblicità, comunque è lungo. E, no, è passato perché io mi ricordo di averlo visto la prima volta in, in un trailer su Rai Movie o Rai 4. Un fatto del genere, detta ma era un momento in cui io prendevo e mi recuperavo tantissima di questa roba. Penso sia il momento prima dell'uscita di Red Dead Redemption 2 dove ci andai proprio ad impazzire in una wave abbastanza lunga, infatti mi è, mi è entrato dentro tantissimo, ho fatto le letture giuste, ho visto la, eh, la roba giusta tutta insieme e, e quindi in pratica è, è difficile, cioè, diciamo. Partendo proprio da quelli risalenti, perché poi mi sono visto anche roba veramente vecchia, come tipo ombre rosse, che, che è un, per esempio una pietra angolare del genere. Sono arrivato a vedere anche questo. E è un po' così. Poi, tra l'altro, c'è anche da dire che nella. Nella storiografia del film del cinema western How the West Was One arriva in un momento particolare. Perché nel 1962 John Ford stabilisce che per lui il, West, il western è morto. Dirige il suo ultimo film Western: che sarà L'uomo che uccise Liberty Valance che è un film con James Stewart e John, e John Wayne, ed è semplicemente bellissimo. E anticipa tutte quelle che sono le tematiche che poi diventeranno centrali all'interno del, uh, del filone che poi verrà chiamato western crepuscolare, anticipandolo di buoni dieci anni, perché era una cosa che lui si era accorto e che tutto il mondo dopo ci è arrivato con calma: tipo. Kimpa per dire col mucchio selvaggio inizia un po' così ma anche uh, batch di Sundance Kid insomma il western che la racconta della fine della frontiera e in controtendenza anche per quello che stava eh, che la sensibilità dell'epoca stava dettando arriva The West Wars One che invece è la roba secondo me più classica possibile perché Uh, è questa lunga epopea familiare attraverso delle tappe con degli anni ben precisi è un film a episodi in pratica ma con, con la famiglia come protagonista è un po' cent'anni di solitudine quella ma sì, anche per collegarci a una roba sì. che, di cui abbiamo parlato recentemente quella roba lì raccontare un periodo storico più o meno esteso di un di una, legato a un legato a un luogo, a una popolazione o a qualsiasi a un tema centrale attraverso un, uh, un, nucleo, un, un nucleo familiare attraverso le varie generazioni e, e questi rispondere. sono i Prescott, la famiglia Prescott che inizialmente sì, sono padre, Prescott. madre, due figli, un ragazzo. Ma quello con la gamba rotta era un figlio, era un, era un, non era un figlio degli altri che poi se lo, acco se lo accollano loro. Non vabbè, punto, sì, non in pratica non, sì. È perché non qui la, eh, la famiglia sui Prescott, Prescott che inizialmente dal 1830 qualcosa, il primo episodio, esatto si 1430. imbarcano su, su, sul fiume e partono dal Midwest, da, anzi dal Mid East probabilmente si e si avventurano verso l'Ouest. Che noi non ce ne rendiamo conto ma l'America è veramente estesa, è veramente sterminata quindi percorrere quei, quei, quei percorsi, quei tragitti, coprire quei tragitti al tempo, senza treni, senza cavalli, un po' lo facevano, infatti lo facevano un po' a bordo delle navi lungo i fiumi e po poi a piedi, a cavalli, con le carovane di carri eh? era veramente un'impresa, era veramente una, una roba che ci mettevano giorni e giorni mentre ah scusate no, so. poi, poi tra l'altro non c'era la ferrovia perché come racconta c'era una volta il west il, il, il west finisce quando arriva la civiltà e la civiltà è il treno in pratica e infatti qui sono appunto gli indiani lo chiamano il cavallo di ferro oppure lo stesso um, lo stesso telegrafo L'arrivo del telegrafo è una cosa importante perché, se prima c'erano i pony express che per portare un messaggio ci mettevano settimane invece che mesi, il, il telegrafo prendeva e comunque accorciava le distanze. No, i pony express di lo, dico, lo dice, dicono nel film che ci mettono pochi, pochi giorni perché non si fermano mai sì, praticamente. Esatto. Cioè, quindi è tutta una questione di distanze sconfinate, di persone effettivamente. Secondo me, quello che fa bene questo film, per un, tra virgolette, profano, è raccontarti la vastità di un continente e soprattutto quanto sa essere selvaggio. Poi, selvaggio, si vede effettivamente abbastanza... Cioè, più che altro il senso della distanza e della frontiera è molto accentuato, ma non è che si vede effettivamente nella roba... Turpe da giustificare il fatto che è selvaggio. Anche gli indiani, che solitamente sono rappresentati malissimo in questo film, fanno mh, quasi una comparsata. Diciamo, più che altro, è un film su sul West. Qui, più che appunto avere come protagonisti qualcosa o come nemici qualcosa il west il tempo la distanza lo spazio è, è questo quello che racconta per rispondere a bender pharaon il, che dice gli unici a farci digerire a farmi digerire il western sono stati i rockstar è un genere un codice non facilissimo da comprendere è un codice è un genere effettivamente un po' desueto che Potrebbe quasi essere facile dire che non si fa più, ma in realtà si fa ancora tantissimo western, soltanto che sono western contemporanei, quindi con una grammatica western un po' più contemporanea, un po' più potabile e tematiche che sono un po' più edibili. Ecco, però sì, diciamo i, i giochi di rockstar sono un ottimo modo per rintrodursi al, al genere western, secondo me, molto meglio di tantissima altra roba, anche di tantissima roba che tu puoi guardare in maniera estemporanea, e, detto ciò, gli episodi di questo film, il primo, i fiumi, non c'è niente, niente, quindi l'unico modo che hanno per attraversare queste distese enormi sono i battelli fluviali, le canoe. E perché veramente il, il pioniere che si avventura in questa cosa perduto, eh, è forse quello là più naif di tutti, come, come episodio. Anche se c'ha secondo me una bella scena sul no, nemmeno, nemmeno è proprio naif. Cioè, non, non, non mi ha lasciato quasi niente. Forse un po' il fatto del battello. Però sembra... No, l'unica cosa che mi è un po' piaciuta è come raccontino il fatto che, che i poveracci non si potevano permettere di viaggiare di coprire tutto il tragitto a bordo. Quindi sì. pagavano. Viaggiavano finché potevano pagare, finché ci arrivavano quei soldi, e poi, per il resto, si arrangiavano come capitava a piedi o costruendosi delle zattere. Di, con, la, di, con le loro mani e poi proseguendo sul fiume quello è stato un, è, è la parte che effettivamente mh, non conoscevo e eh, non è che abbia mai studiato particolarmente la storia del, della conquista del West su questo punto di vista e quello è stato un aspetto che effettivamente ho trovato abbastanza affascinante, però dal punto di vista narrativo, delle tematiche eh, cioè lei che si innamora traita, Che si innamora anche. in 30 secondi di questo qui: lui che si innamora in, non, non in 30 secondi, ma in 45 secondi come lui. Come si fa a fregare da quelli lì che da, 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 questo, da questi tizi che, 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 che gli vendono da bere? Ma vieni, sì, ma guarda nel buco, cioè. Ma dai, ma pure un cretino, un bambino se ne sarebbe accorto che lo volevano fregare. Va no? Sì. Poi, sì, secondo me. Sì dal punto di vista narrativo in generale comunque soffre un po' del fatto che un film degli anni 60 e quindi hanno questa recitazione teatrale per il fatto che comunque i microfoni erano diversi quindi dovevano essere sempre rivolti verso i microfoni ci sono poco questi sono sempre a parte poi c'è anche il discorso Cinemarama. rama che il cinema rama non, non per non per non così complicato da era così non per non per non dovevano, leggevo che comunque devono gir, giravano le scene in, in maniera differente, poi le sovrapponevano, facevano un montaggio esatto. fisico proprio delle, delle, delle scene. Quindi al, al, non so quante scene, non sono scene girate in cui gli attori stanno effettivamente, si stanno effettivamente scambiando le battute, ma prima hanno girato una, un, un, un attore che parlava con una voce, con, una, con un altro che era fuori campo, poi facevano l'inverso. Eh, e non potevano avvicinarsi, quindi le inquadrature più vicine erano tipo non potevano fare nient'altro che fosse dalla, dalla vita in su, era l'inquadratura più vicina che potevano fare. Quindi c'è anche questo straniamento narrativo in cui sembrano che i personaggi non stiano sempre parlando tra, tra di loro, ma stiano parlando a un muro e il muro risponda per caso. E poi c'è sempre questa recitazione un po', un po' sopra le righe, un po' cioè, a cui non siamo più abituati perché è una roba degli anni 60 che, insomma, che, che strana, che anche le cose un pochino più toccanti o comunque magari quelle che dovrebbero essere più particolari, più intense, sono sempre un po', mh, cioè ti tirano un po' fuori da, la, da sì. quello che stanno cercando di comunicare perché non, sem non, sono mai, non sembrano mai particolarmente naturali. Siamo molto d'accordo. In più, praticamente, proprio, secondo me, anche per gli anni, per i western degli anni 60, questo era già passé, o almeno così. Eh, secondo gusto me, l'essere stato girato in Cinema Rama, quanto ho letto, quel poco che ho letto, diciamo, per documentarmi un po', ha influito molto su come, sulla regia, sulla direzione, su come era costruita la su come erano costruite le inquadrature, perché le inquadrature sì. comunque il cinema inquadrava una botta di schermo in più. È un po', se se è un po come giocare con un FOV, con un fi Field of View, a un videogioco con il 70, impostato a 70 piuttosto che a 110. Vedi un sacco di roba in più a, a 110. E in un videogioco è figo perché aumenta l'immersione, però in, in un film non è sempre be bene vedere così tanta roba in più, perché non se i film non sono... Cioè, i campi larghi sono figli quando li fai su dei bei paesaggi, quando li fai quando vuoi riprendere scene naturali, comunque fai vedere l'ambientazione. Quando devi, no, Per mettere al centro i personaggi è, e farli parlare devi, è un po' difficile. Far, è, quando devi mettere al centro i personaggi, le loro storie, quello che si stanno dicendo. Questi campi semi-larghi, comunque queste inquadrature che non riescono ad avvicinarsi più di tanto. Uh, mostrano un po' le, la limitazione della tecnologia. Tra l'altro, la versione Infatti... che ho visto io dove, è, doveva essere probabilmente uh, rimasterizzata, riaggiustata. Perché non si vedevano le, le strisce, le velette. Le, le velette, le le strisce centrali delle tre, dei tre mini schermi, diciamo, delle tre, del tipico del Cinarama. Uh, e quindi no, quello ha aiutato. È in... questo effetto bolla uh, triangolare verso il centro, in pratica. Cioè lo no, no, qua? ma proprio in alcune scene si, si, si vede proprio che ci, è come se, se praticamente il, 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 fossero i fotogrammi attaccati ci sono delle strisce verticali mm. e lo schermo è diviso in tre porzioni. Fondamentalmente, che sono uh, le tre eh, io macchine da presa, penso però nell'edizione ne ne invece... che ho visto io non c'era, no, nemmeno io. Perché praticamente, come ti dicevo, ci sta questo effetto che io chiamo la bolla triangolare della prospettiva alterata. Queste distorsioni prospettiche nell'episodio uh, di, uh, diretto da John Wayne con l'ambientato della guerra di secessione ci sta sostanzialmente, vedi questo fiume che fa questa ansa stranissima e che gira e vedi così mentre invece normalmente evidentemente non era un'ansa ma era appunto era un fiume piano dritto che scorreva tranquillamente però con questi giochi di artifici narrativi sono questi punti di fuga strani ma se guardate la pagina di wikipedia le immagini si vedono nettamente che sono divise in tre si, proprio, esatto. è diversa l'esposizione diverso il la l'angolazione, e infatti sì sembra un, è un grand angolo senza essere un grand angolo è un po', un, è un po una cosa una prospettiva bizzarra un po' stranissima Sì, sì detto per quello, cioè è detto c'è un certo punto siamo abituati è come se ci avessi due punti di fuga è come se fossi strabico cioè stai al centro e vedi vanno una, par una parte e non l'altra però l'unica cosa buona che c'ha questo primo capitolo secondo me è James Stewart che a me Vederlo nei ruoli western mi diverte tantissimo perché io sono sempre stato abituato a vederlo come uno dei tipi nei film di Alfred Hitchcock. Lo vedo nel western impazzisco, mi diverte tantissimo ed è un personaggio molto divertente. Cioè, è secondo me, questo fatto che lui non è John Wayne, non è il duro, uh, non è manco Clark Gable che vedremo successivamente. Uh, lo rende tutto incredibilmente scanzonato. No, Gregory Peck, che ti confondi. Gregory Peck, scusami, sì. E cioè Lo rende tutto effettivamente scanzonato e cazzone. Cioè, non è manco come un film degli anni. come un film degli anni 40. Perché, cioè, Shane, Il cavaliere della valle solitaria, eh, è. Vediamo un poco della Valle Solitaria che è un altro capolavoro del, del, del genere strafamoso. È un film del 53 e c'è un'altra impostazione. Sentieri selvaggi uh, di John Wayne. C'è un'altra impostazione completamente. È un film rivoluzionario ed è del 56. Quindi, appunto sembra effettivamente vedere una roba fuori dal tempo e secondo me anche accostato a lui agli altri la situazione peggiora solamente e il secondo capitolo è invece quello dedicato alle grandi pianure dove ci sta la citazione diretta di di, di ombre rosse perché ombre rosse era appunto originariamente si intitolava uh, stage ombre rosse Ombre rosse sarebbero teoricamente gli indiani, ma il titolo in originale era Stagecoach, che quindi sarebbe la diligenza, la che diligenza. è un titolo effettivamente meno evocativo. E, però, appunto, parla di queste distanze attraversate dai, dalle carovane, dalla diligenza. In quel caso, che venivano attaccate dagli indiani. Il protagonista di questo segmento è invece. Uh, Gregory Peck che fa appunto il, il bello lo smargiasso contro una Carol Baker che invece fa la Starlet. Non è The Braille, è la sorella They Rainer, oh, eh, Carol, Ca Carol Baker e Eve La prima. Ok ci sono troppi personaggi in questo film. Ah, sì, no, quello sì. <ride> E poi sono tutti quanti, effettivamente. Le donne sono tutte quante bionde, sono tutte quante imparentate tra loro. E tutti i personaggi si chiamano bene o male allo stesso modo. È, cioè, è, è problematica come cosa. E, e quindi, che cosa, cosa racconta le grandi pianure? Della scoperta dell'oro. Che è effettivamente un, uh, è un' game change. Mentre la gente semplicemente si spostava per avere la terra, per avere le opportunità, a un certo punto scoprono che c'è loro al sud e a, a, nel west e quindi parte appunto la caccia la starlette che abbiamo lasciata nel primo episodio che era quella là che cantava che per tirare a campare era diventata cantante di varietà eh, si ritrova con in eredità un pezzo di terra che dicono e tra che glielo, gli glielo, lo lasciano, glielo, glielo così, lascia glielo lascia Cazzo è ah, se, Secondo me glielo lascia uno zio, dice proprio uno zio. Ok. Eh sì, detto ci sono, ci sono troppi personaggi, ma ripeto, per me è anche molto involuto il fatto che a questa famiglia capitano tutti questi cazzi contemporaneamente. Cioè, veramente la terra delle opportunità, ma quella sai, le pro probabilità di Monopoli. Perché tu stai là e, e scartavelli queste cose, sono sempre questi fatti assurdi e irrealistici. Ehm, eh sì, questo qua, ecco, a parte secondo me la sezione dell'attacco alla carovana è figa. Cioè, per essere no, no, le scenrazioni in generale sono fighe perché comunque mostrano, a parte che secondo me ogni volta, ora che ho, conosco un po' di più, visto che ho, ho guardato varie cose su YouTube sull'argomento del mondo degli stunt, nelle scene, le, 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 le precauzioni che prendono. Per ogni, per ogni determinata scena, come nonostante tutte le, pre, tutte le precauzioni prese, c'è sempre la possibilità che qualcosa vada storto. Il fatto comunque non, muoia, non sia morta una marea di gente su, su queste, su, sulle, sui sette di questi film, Ma è o è un grandissimo mangiare. botta di culo, o comunque erano tutti dei grandissimi eh, professionisti. Qui. Perché comunque le scene d'azione, gli, gli inseguimenti, il fatto che tutta sta roba a cavallo sulle sulle diligenze tutto il resto le, tutta la parte uh, sul fiume che è un po' ovvio che le parti, alcune parti erano girate sì, in studio con, con, il, che dietro, esatto, con il però certe parti erano girate veramente sul fiume si vedevano che erano sul fiume il fatto che comunque questi qua fossero su una semi eh, eh, su una roba che somigliasse a una, a una zattera su un fiume non tranquillissimo comunque è, sono scene comunque piuttosto importanti e, e il, le scene con gli, con gli indiani con gli attacchi al, al alla carovana di, dei carri è una di quelle cose molto molto sì. ben fatte sì sì no no Perché ma poi c'è c'è un, un orizzonte ampissimo, ci sta sì, un sacco a in questo a caso schermo. lo sfruttano bene, si sì, è servito bene. Sì, 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 un sacco di gente a schermo, un sacco di cose che succedono, però quello che ci manca effettivamente è, è una storia e dei personaggi che te la riescono a gestire. Infatti, cioè, il protagonista maschile è un fringuello, Gregory Peck, per quanto sia effettivamente... Si presenta come molto carismatico, però, alla fine non è un personaggio uh, rivoluti, ri, risolutivo, cioè è, è più incentrato su di lei il, questo segmento, che su di lui. Che pare alla fine cosa... la è la famiglia Prescott, lei è la pre è esatto. una Prescott e quindi ci sta che sia sì. esatto. il problema di questo film. Appunto è che quando cercano di, di raccontare storie, non funziona molto bene quando esatto. Cerca di mostrare cose, la fotografia è spettacolare, è bellissima ancora oggi, uh, a livello di costruzione di immagine, scenografie, i set, sono tutti fighissimi. Poi quando i personaggi aprono bocca... Beh, mi vorreste prenderli a schiaffi. Se non che, se con, secondo me, qua c'è proprio la, sua, la parte migliore, che è quella diretta da... Uh, uh, da John Ford, ovvero quella della guerra civile. Che secondo me è senza se e senza ma la più bella di tutto il film. Prima di tutto, le tematiche sono più mature. C'è John Payne più... che fa una, proprio una comparsata. John proprio. Wayne che fa una comparsata, ci sta, ma più che quello, è. È la descrizione delle situazioni. Ci sta proprio la fine dell'innocenza che si apre appunto con questo fatto che l'America si sveglia a un certo punto e dilaniata dalla più, guerra civile dalla guerra civile, cioè quello là che passa e dice: No, ma tanto è una cosa da poco, giusto? Tempo cioè, una settimana, misce, siamo poi. a casa e comunque cioè, anche se non mica. ci portano al fronte, mica eh. Esatto. E invece al fronte la gente è morta, anche, anche in quelle scene dove raccontano questa battaglia, ci sta un sacco di gente che fa tantissime cose tutte quante contemporaneamente. E. E appunto, è una che capisce effettivamente: una guerra fratricida combattuta brutta. Ci sta tantissimo la presenza della morte perché questi qua, quando camminano a fianco, ci sta il furicato. Hanno l'appezzamento di terreno con le bare, quelli prendono e se le guardano. Quindi ci sta questa imminenza della morte, questa tensione a voler crescere. Ci stanno tematiche molto più mature di quello che. Teoricamente vuole raccontare il resto del film. Infatti, è quasi una mosca bianca. Ma a un certo punto, come dire, che il personaggio di Linus, che è il personaggio di James eh, Stewart, di James Stewart ah, viene, viene, cioè viene ammazzato fuori, fuori, sì, fuori, muore fuori scena, sì. muore fuori screen. Muore fuori screen, muore fuori screen. Nello sbarco Muoiono i protagonisti maschili, a parte il padre nella prima scena. Che sì, che muo. Allora nel. I genitori della famiglia Prescott muoiono alla fine del, del primo episodio. Però sì. non, non lo capisci che muoiono, cioè vedi che la, che, che, che la, la, la zattera va in pezzi nelle rapide, però e poi le sono bare, morti perché le stanno scappando la buca. fossa. Cioè ma è una costante perché tra le più grandi diciamo sì, dinamiche padre, particolari il, il, il personaggio di, di James Stewart Linus muore anche lui tra un, un episodio e l'altro uh, gli uomini in generale muoiono tutti tra un, fuori scena sono pochi quelli che ti mostrano i cattivi ah, che li ti ammazzano sul, sul, per la mia scena. teoria e che i buoni avessero per contratto, contratto di non dover fare allora perché è una cosa particolare possibile uh, eh. non mi sorprenderebbe se avessero attivo. avuto un contratto del genere va no, bene partecipiamo sì. ma non ci dovete far morire sul ma in, in schermo, generale, sullo schermo perché tipo ci sta Shane il cavaliere della valle solitaria cioè Alan Led che tutto il, fi cioè, il film finisce e tu non sai se lui è vivo o morto perché mm -hmm. viene sparato e, e c'è questa scena famosissima del bambino che fa Shane, Shane, è lui che si allontana in questa classica composizione western e, e tu stai là e non sai fino alla fine se è vivo o se è morto ed è una roba straziante. Lo stesso mm. uh, mucchio, cioè, però solamente il mucchio selvaggio di. Pa Pachimpa è il primo che ti porta effettivamente uh, una rappresentazione della violenza molto più fisica e che adesso definiremmo quasi tarantiniana, però se l'è inventata lui, quindi con questi uh, colpi di pistola portati all'eccesso, quindi vieni sparato, non è che vieni sparato, cadi e ti accasce, no, salti all'indietro. Un'altra ah, ah, cosa bolla. molto particolare di questo film è come muore la gente. Come, cioè Ah, e poi la esatto, esatto. Qua, ah, così come se niente fosse. E, era, e questa rivoluzione invece la fa fa uh, lo stesso bellissimo uh, Butch Cassidy e Sundance Kid sui due eroi che sono là assediati dall'esercito messicano. Ci sta quello stacco famosissimo dove vanno incontro alla morte. Fermo immagine, finisce il film. Cioè, quindi, secondo me, c'era proprio una cosa che gli eroi nei western non dovevano morire. Che è cioè, la trovo affascinante, se no me, ritorna anche in questo. Uh, detto ciò, uh, il frammento di questo di, del, del legato alla guerra civile, è bello perché ti racconta appunto. C'è cioè, cioè del dramma. Vero, cioè quando lui torna dal fronte, per dire: eh, 'Sono tornato a casa e trova la, la lapide della mamma che sia. Che c'è cioè un tema abbastanza classico. Quello del giovane che parte ide idealista: ah, sì, la guerra farò del bene: brava, brava", sì. e poi torna un cioè, uomo. Torna maturato, torna anche cioè, con, con, gli, con i segni della guerra, eh, psicologicamente, sì Cioè poi del resto. John sì, Ford, forse fine, che... è, 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 è l'episodio che riesce di più. A comunicarti qualcosa a livello emotivo che quantomeno è un pochino più cioè racconta qualcosa di che è un pochino più concreto a livello emotivo che, che più, più, più che altro riesci a trovare qualche effettivamente qualcosa che potrebbe essere realistico dal punto di vista emozionale perché gli sì. altri boh non lo so Comunque Gli altri sono proprio proposta. debolissimi. Eh, no, vabbè, tanto era per dire che è anche quello là banalmente diretto meglio e che ha i dialoghi un po' più, tra virgolette, sensati secondo me. Meno legnosi. Meno legnosi, il, la, la citazione è più naturale, è proprio, cioè si, si respira secondo me un'area completamente diversa anche dal punto di vista della composizione delle immagini con tutto del uh, cinema rama. Hai detto c'è quella scena, una delle scene in cui con una sola inquadratura abbraccia tutta la città e vedi in tutta la città quelli che stanno facendo, e sembra quasi di assistere ad un presepe, questa ed specie di grande evocazione Ford, storica, questo, questo diretto questo da John tempo. Ford. Esatto. E quindi dici, cioè, c'è cioè, proprio il cielo e la terra, ed è detto, secondo me, è bello. C'è un'interpretazione abbastanza leggera di. Di John Wayne che tu dici: vabbè, John Wayne farà qualcosa alla John Wayne ed effettivamente sostanzialmente mette una pezza, nel senso che c'è il capo dell'esercito dei, uh, dei nordisti. Che sta là e c'ha i suoi dubbi. Dice di essere un alcolizzato e tutto. E lui prende e lo rimette in riga con quelle solite discorsi meravigliosi che soltanto una persona come John Ford, che stimava in maniera forse al di sopra di quello che era. John Wayne gli mette in bocca queste frasi perfette e dice: Vabbè, sei, sei una. E poi, tra l'altro, è divertente perché lo fa sembrare una montagna d'uomo, lo fa sembrare enorme. In realtà, John Wayne era uno abbastanza di, di statura bassa. Tipo John Wayne, quanto era alto? John Wayne, altezza: alto, no, era alto 1,93. Ma voi siete pazzi. Era grosso per davvero John Wayne. Era grosso per davvero allora John Wayne. Guardavo quello di qualcun altro. Probabilmente sì. ma forse mi ricordava tipo Al lo, lo pseudonimo di Marion Robert Morrison, sì, lui. Aspetta, che si è cambiato il nome perché Marion era troppo un nome da donna. Questo me lo ricordavo, sì. Comunque, no, eh, niente, era grosso. Ma tra l'altro lui giocava a baseball negli anni 30. Quindi eh, me lo ricordavo più basso. Comunque, eh, detto ciò, niente. A me sta parte piace tantissimo e l'ho trovata struggente, ha detto torna a casa e trova la lapide, ma, ma pure quando c'è quella scena dove incontra il soldato suddista il, diciamo questo è il figlio di Linus, trova il soldato suddista e il soldato sudista gli dice letteralmente: No, ma dai, basta con questa guerra! No? E poi in realtà prende e vuole ammazzare quell'altro. E lui è costretto a, letteralmente al fraticidio, uno col quale si stava, si stava spartendo il pane un altro po'. E, e, e questa era la, la guerra drammatica che ha dilaniato l'America nord e sud, eccetera e torniamo poi a delle situazioni che sono molto più chill ovvero la ferrovia in pratica questa che mh, racconta secondo me torna di nuovo questo gusto abbastanza naif secondo me ed è secondo me quello il capitolo che mi è piaciuto di meno uh, racconta in pratica della caccia dell'arrivo della ferrovia, della caccia al bisonte, di come sostanzialmente la ferrovia attraversava fregandosene le, le, le riserve indiane, perché le guerre con gli indiani erano già finite, e uh, gli indiani, d'altra parte, utilizzavano i bisonti, le mande di bisonti, per devastare i campi. Delle, uh, i, I campi uh, dove, cioè, dove era messa in costruzione la ferrovia detto non mi è particolarmente piaciuto, dal punto di vista delle tematiche, soprattutto che è, è, è capzioso. Penso usino spesso il termine indiani, quindi figurati un poco. E, mh, cioè, è quello che mi ha veramente lasciato meno di tutti. Anche, soprattutto nelle scene dei bisonti ehm... no quella scena mi è piaciuta nel senso l'ho trovata la cioè, tra l'altro sarebbe con interessante vedere un dietro le quinte di come l'hanno girata effettivamente perché c'è cioè, far, fare 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 scene dei bisonti. Far andare, ehm. perché tra l'altro dura anche è piuttosto lunga come scena. fare 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 sono no, è una, una scena lunga ripresa impressionante dico, sì. dal punto di vista realizzativo, però sì a livello di tematiche anche di cioè, sì, questa cosa. Ah, il capitalismo cattivo, cioè, è questa cosa qua. I soldi, chi se ne frega degli accordi presi lì, dobbiamo fare soldi, dobbiamo arrivare prima di là. Dobbiamo battere la uh, Central Union, Western Union. Che cazzo è le due compagnie ferroviarie esatto. che fanno la gara chi arriva prima Dall'altro lato de, della montagna, fondamentalmente, che arriva a prima a destinazione, quindi, chi, eh, non ci sono i principi morali o etici che contano. L'importante è fare in fretta, e arrivare per primi. Eh. Sì. È un po'. Sarà, cioè, è un film degli anni 60. Quindi i temi alla fine li hai già visti. raccontati in, in altri film. E questo, questo non è neanche uno di quei film che può dire. Ah, L'hai visto qui per la prima volta. Perché poi, cioè, secondo non è. Perché proprio, esatto, sono tutte cose che tu hai già visto anche in altri film prima degli anni 60. Sì, non è per dire un Don of the Dead, non è un, eh, un Il padrino, queste cose che cioè, queste cose che si inventano un modo di fare cinema e da, da lì in poi tutti imparano tron per dire da lì in poi questo è un, è un invece di essere un, il primo che fa queste cose qua è, è solo un una, una celebrazione, una ricelebrazione di un modo di fare cinema e di un, di un certo tipo di cinema, di western e di quel, di quel tipo di, di epica raccontata, di, quelle storie, di quel tipo di storie epiche. Eh, non è particolarmente originale da nessun, di da, da nessun punto di vista. Nel momento in cui non ti, non ti trovi coinvolto da quello che sta raccontando, si lascia un po' un po' freddini, ti lascia un po' distaccati, non è particolarmente. Uh, sarà che magari poi né George Marshall né Hathaway, come si chiama di, di nome? Uh, sì, Henry Hathaway, una... Harry dei, Hathaway, siano nessuno dei, dei due particolarmente, perché uh, George Marshall non Io è penso... un, un nome, un grosso nome del cinema americano, a, 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 è famoso per alcune cose, però non è John Ford, ok, è un mostro sacco del cinema americano, però neanche Harry Hathaway ha fatto chissà cosa eh. allora, che... ha fatto un sacco però è sempre quella cosa di tipo la sua carriera inizia negli anni 30 anni 40 e poi negli anni 50 cioè è quella gente che faceva film in un altro modo cioè era ancora gente da hollywood babilonia insomma di buttare roba nel casino riprenderla e, e quant'altro ma niente di sostanzialmente Uh, è particolarmente memorabile poi c'ha le fortune di incastrare appunto la roba con James Stewart nel 48 uh, cioè non è Victor Fleming non è Stromberg che erano quelli là che dirigevano negli anni 30 che erano quelli bravi e quindi diciamo è abbastanza lascia abbastanza a desiderare poi sì non è super riconoscibile non c'ha non c'ha lo stile che c'aveva che c'ha uh, John Ford ha fatto anche tipo quello famoso di Niagara perché secondo Attaway me sì. è del, è nato nel 1898 John Ford vediamo di quand'era era eh, John Ford era del no era del 94 era più vecchio però era, cioè era, più, era più talentuoso eh, alla fine eh sì. Morto nel 73. Anzi no, ho detto una fesseria. Attaway era il più giovane perché era nato nel 98, Ford nel 94 e George Marshall ed 81, 1881. Quindi era il più, era più giovane del gruppo, però era anche probabilmente cioè, George Marshall e Henry, Henry Attaway non, cioè, non sono John Ford. Si vede nel, nella qualità di quello che hanno girato alla fine. No, nel, in sì. questo caso la differenza tra i cinque segmenti si vede qual è quello che ha girato John Ford alla fine. Sì, ma proprio ma come attacca lo vedi che è proprio un'altra cosa. Ed è una roba che ti dice strano. No, non è strano perché c'è tutto un altro peso. Uh, forse quello che mi ha divertito veramente è stato l'ultimo perché è quello proprio casinista. È questo Sì, che è mi quello fatto con più azione. Alla fine sì, l'ho trovato anch'io più... Un po' meno discorsi, divertente. un po' meno recitazione legnosa, un po' più di azione. Anche, è e anche qui è interessante mulch. dal punto di vista del, dell'azione, di come l'hanno girata. Ti chiediamo ah, se è pericoloso. Non è pericoloso, cioè, è interessante anche da quel punto di vista. Fa, ovviamente, non l'avranno girato su, su un, uh, un, un treno in corsa, un treno in movimento. però, la parte col, col, con, i, con i tronchi, le catene, loro che si sparano, sì. queste cose qua è girata bene. Interessante. È veramente molto È divertente da sì. quel punto di vista. Sì, sì, sono d'accordo. E dovrebbe esserci un giovane Ellie Walsh, Eli Wallach, sure. sì, Eli Wallach, sì, sì. Sì. che ricorderemo essere poi il, um, il cattivo dei film western, sì, non diventa, ma non diventa anche un feticcio di Sergio Leone? Poi un attore feticcio. Sì, non lo so sì, sì. sì. perché non ha un ruolo in film suoi. Eli Wallach diventa sostanzialmente il, uh, il brutto del buono e il brutto e il cattivo, cioè che quindi è sostanzialmente il protagonista del buono e il brutto e il cattivo, ma è anche tipo nei quattro dell'Ave Maria, cioè uno che con la faccia che aveva con la sofficità era molto più adatto a fare uh, ruoli eccessivi rispetto a quelli più, diciamo, misurati. Del western classico è per questo che poi Sergio Leone lo fa diventare per me è letteralmente il protagonista del buono, e brutto e il cattivo più che la spalla, perché poi uno vede Clint Eastwood tende a pensare che era anche nei Magnifici 7, per dire si era anche nei Magnifici 7, tra l'altro un film bellissimo, i Magnifici 7, cioè veramente invecchiare e invecchiare ma no? c'è un cast meraviglioso Yul Breen, Rayleigh Walsh, Steve McQueen Charles Bronson Robert Wagon e James Coburn bah, gli Avengers del film western <ride> letteralmente eh, detto questo eh, se la sequenza sul treno è quella che mi ha fatto dargli la definizione di mentre la guardavo pensavo al casino che succede alla fine di Avatar Way of Water perché comunque in pratica è la stessa roba. Detto bene, ok, adesso vi siete sorbiti due ore di chiacchiere, in questi 20 minuti facciamo succedere il casino, e il casino là è sul treno, e secondo me dal punto di vista della uh, difficoltà tecnica, proporzionalmente parlando, ci sono state le stesse uh, difficoltà, forse sul fatto che comunque... Uh, è chiaro che non è un treno in movimento, però, comunque, far sembrare che il treno sia in movimento è stato comunque difficile. Quasi come far credere che gli attori di Avatar fossero in difficoltà col fatto che la barca stava affondando, cioè, mi ha dato proprio questa impressione. Poi magari mm, lo sto, me lo sto sognando. E sono plagiato da James Cameron. Però cioè, mi piace immaginarlo così. Mi piace immaginarlo come questo folle gesto tecnico all'improvviso nel mettere questo momento di assoluto divertimento. In, perché poi è una scena anche abbastanza. Cioè, non, non è l'arrivo del treno di Sergio Leone, non è manco. non è manco la scena del mio nome e nessuno che gira Sergio Leone uh, però è, è, cioè è, è divertente perché è casinista a parte sta tutta questa storia drammatica perché poi cioè, i fuorilegge che non significa che sono buoni o cattivi ma soltanto che è gente che deve necessariamente agire al di là di questi vincoli morali quella cosa che poi fotte mentalmente gli americani sotto un certo punto di vista per opporsi ad un male più grande e quindi prende tozzolea sulla spalla lo sceriffo, sceriffo ma tu vuoi fermare, non venire a fermare me, andiamo insieme a fermare questo, ha detto sì, hai ragione, verrò proprio con te, cioè è proprio questa... Eh... Allora, dentro uh, la pelle Malaparte dice una cosa secondo me molto bella degli americani, che la loro innocenza... All cioè, al... durante la seconda guerra mondiale era... era quasi commovente perché erano come erano un popolo di bambini eh, dei sognatori dei... che si meravigliavano di tutto e per questo e poi i napoletani li fregavano perché c'erano la cazzim e... e guardando questa roba io effettivamente ci rivedo questo questo popolo bambino, questa, uh, questo sogno, questa innocenza, questa, questo credere fortemente che esiste il bene e esiste il male, che in realtà non è proprio. Non ci sono proprio divisioni così nette. Ecco. Però gli americani ci credono fortissimo. Perché sono cresciuti anche con, queste mitolo con questa mitologia qui. Salutiamo Winfried intanto in chat. Ciao. Sì, l'ultimo episodio alla fine è, è più divertente sicuramente. Con un, un pochino più cacciarone che si prende un po', non che si prenda un po' meno sul serio però che comunque fa un, un po' perché poi mette anche la, una, una scena piuttosto classica l'attacco al treno il, 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 poi c'è il, il classico al ah, fuorilegge il, a cui il, il buono ha ammazzato il fratello quindi la storia della vendetta la famiglia e tutto il resto però sì come inizia la cosa bizzarra è che inizia con l'ultima delle sorelle rimaste in vita delle, delle sorelle prescott che, che è la zia che torna e la poi ci, e, e poi da, da, da lì invece vira in questa storia di di vendette di e, e rapina al treno che cioè buono boh, lo so è un po strano come le due trame si non, non, ci, non, non ci azzeccano niente l'una con l'altra sì. e sono un po' spinte esatto. a forza. Una e tra l'altro, il protagonista è il fratello tornato dalla guerra civile tra Sì, è G il personaggio di George Peppard che non mi ricordo adesso come si chiama il personaggio. è il, Però sì, il, il è nipote, è nipote sì, è il nipote, il fratello tornato dalla guerra civile. Sì, è se, è un, il problema di sto film è che alla fine. Narrativamente è un po' un casotto. È un po', sì. un po scassato da tutti i punti di vista e non riesce a tenere le fila della, della storia dall'inizio alla fine, ma, ma anche all'interno. Non ti riesce ad appassionare i personaggi, personaggi. cioè, no, poi vedi tutti quanti. C'è cioè un, un cast così variegato, ma non riesci mai ad affezionarti davvero a nessuno. Ti ho fatto iniziare a raccontare qualcosa. Sa, è finita l'episodio e passa da quello, a esatto. quello successivo. Sì, c'è questo problema. Esatto. Qua. Qualsiasi di questi, di questi segmenti sarebbe potuto essere l'inizio di un film che parlava soltanto di quella roba lì, proprio come, come, come semplice struttura. Tipo, un film è loro che arrivano con la barca e devono sopravvivere in questo territorio sconfinato, sconosciuto attraverso minacce che potevano essere tanto gli indiani potevano essere tanto gente che sole prendere la loro terra e va avanti così per un'ora e mezza abbondante Inqu inquadrature stratosferiche frasi sparate a cazzo cazzoneri cioè il western secondo me è un genere potentissimo perché è il Sempre per tornare a quel discorso prima, è un genere che è fatto della sostanza di cui sono fatti i sogni, cioè a un certo punto non distingui più la verità uh, dalla finzione, perché quelle storie, per come sono raccontate, possono essere vere quanto possono essere false e, niente, e non, non cambierebbe niente comunque. Perché sono chiuse in quella bolla che è il West. Cioè, è uno stato mentale, è, è la frontiera, è al, è al di là della legge. E delle leggi anche dal punto di vista di come funzionano banalmente la storia per connessioni causa effetto un posto così lontano dove dove se ti succede qualcosa non ti viene a soccorrere nessuno e così funziona però secondo me è il peggior modo di raccontare il western possibile anche se apprezzo la volontà storiografica però cioè, la struttura episodica soffoca il film. Cioè, sì, questo così. qua adesso. È, un, è anche troppo lungo, eh, due, quasi tre ore di roba. È, è, è interessante come l'abbiano costruito come una piastra teatrale: quindi c'è l'ouverture musicale, con, eh, con, mm -hmm. diciamo, che fanno poi c'è l'intermezzo, l'untract. Uh, L'intermezzo musicale, questa cosa che è una cosa che, che riprende nettamente poi Tarantino in The hateful Hate Eight che, no, che, che combinazione, non penso che sia, una, una, cioè, non è una combinazione. Che, che è l'ultimo film al momento: l'ultimo film che è stato girato in Cinema Rama perché Tarantino l'ha girato, sì. in, ovviamente, con, con, con ma macchine da presa moderne e tutto il resto, però il formato è quello del Cinema Rama. Sì, c'è cioè la versione Cinemarama. Ci sono variate versioni. Se non sbaglio, di, di The Full 8. Però una sì è sicuramente girata in Cinemarama Rama. ce l'ho sì, sì, sì. avuto sotto gli occhi un attimo fa. E... Però buono nel complesso. Ma perché intanto perché l'abbiamo scelto? Perché l'abbiamo guardato? Qual è la versione? Perché penso avesse fatto 60 anni. Ok, va bene. E... Non e lo so, non mai non è fatto di... un western. Non è, non è uno di quei film che direi di... che lo consiglierei. Sta bene dov'è, è, è un film degli anni 60 e lì c'è rimasto. E non, non, secondo me non, non ha abbastanza valore storico, valori tecnici, cinematografici, narrativi per essere una roba. Che vale la pena di riguardare, cioè guardare se uno vuole togliersi lo sfizio di guardarlo, perché è comunque un pezzo di storia del cinema per certi versi, è. Eh, ok, ma non è una di quelle cose che per dire se fossi un professore universitario, non, lo, non, non sarebbe una di quelle cose: ah, sì, questo lo dovete guardare una volta all'anno, perché uno. No, eh, l'hai visto una no. volta. Sta bene dov'è, basta è avanti. Sì. Non che sia brutto, eh, perché comunque alla fine le tre ore. Le 2:45 ore 45 mi sono passato abbastanza velocemente e non mi è pesato, ma non è neanche, però, non è neanche particolarmente coinvolgente o affascinante. Abbastanza lascia abbastanza indifferente perché non, non coinvolge emotivamente, non coinvolge narrativamente. E per quanto sia un gran bel vedere eh, perché è proprio bello da vedere. I colori scorchi, sono belli, degli sì. scorci incredibili. E anche le scene un pochino più, più povere che magari c'è un bella poca roba comunque il fatto che sia giocato un, sia un sacco girato on location eh, si vede cioè aggiunge un sacco al valore del film eh, fosse una roba moderna che è girata in studio su su green o blue screen con, con la roba aggiunta eh, digitalmente magari avremmo un, un altro effetto al giorno d'oggi un film del genere invece Apprezzi il fatto che sia stato fatto negli anni sessanta e quindi con tutto il livello di artana, artina, artina artigiania, art, ah. Ar, artigianalità, arti, artigianalità, artigianalità oppure per tagliare la testa al trolo, altro al toro, le maestranze. Sì, quel, cioè tutta la gente che ci ha lavorato, le, la gente, le, i cavalli, che, tutta la gente che hanno addestrato gli animali, che sono stati dietro gli animali. Eh, ma anche poi un sacco tutte quelle comparse, cioè c'è cioè un sacco. A livello proprio realizzativo è impressionante. Però è a livello si sì, non, non lascia granché a livello, a livello emotivo. Lo guardi e dici, ok, sì, almeno a me. Poi non essendo amante del genere c'è anche questa cosa qua poi magari a te che a te il western allora, piace io da amante del genere purtroppo appunto perché ne ho visti tanti ce ne sono troppi che sono più importanti di questi per quello che fanno del genere perché se uno si vuole guardare una roba del genere ma allora perché cioè, non l'hai fatto guardare non potevamo guardarne perché, uno più perché, bello perché non abbiamo mai fatto un film western Quindi ho questo capito qua, ma se ce n'è di meglio perché potevamo fatto farne uno più bello eh, ma lo sai com'è Joe Pepp Deve cadere un anniversario o dobbiamo ah, avere un gancio? È, è andata così, è andata così. Però, appunto, ripeto, non lo considero un brutto film, no, è soltanto no. che è, è proprio. Cioè è, è manco. Non mi viene manco da dire che per come Bender, Faraon diceva sopra, uh, non è manco un film da che consiglierei ad un virgine di western. Cioè, per un virgine di western gli farei vedere Maciuole Ombre Rosse, se non, se non altro perché dal punto di vista uh, formale, dal punto di vista cosa, è molto più essenziale. Cioè, Ombre Rosse era il, in pratica il Mad Max Fury Road della sua epoca. Cioè, aveva quell'intenzione, aveva quel ritmo, e in pratica è quello che fa. Cioè, John Wayne al posto di. Uh, Tom Hardy che deve difendere questa carovana dall'attacco di quelli che gli stanno addosso fine e, naturalmente è girato negli anni 40 quindi con le dovute limitazioni ah, tecniche dovute la colonna sonora è ottima quella mi è piaciuta un sì, caspita, la colonna sonora caspita. è proprio caspita. bella è, quella è una di quelle cose che effettivamente colpisce e a livello orchestrale, la composizione, i testi, come raccontano un po' di storia, uh, uh, la colonna sonora mi è proprio piaciuta. Anche negli intermezzi, no, no, è proprio bella quella è una cosa che ho apprezzato un sacco. invece eh. sì. cioè, poi tutta quella cosa orchestrata, tutte le canzoni mm, che sì, poi è sono è. canzoni popolari uh, country in pratica, cioè è molto interessante. Poi è bello come la musica abbia un rapporto importante per, per lo sviluppo del, della trama dei personaggi perché si cantano e cioè, parlano di quanto mi sarei aspettato sì. Sì. Sì, perché era incredibilmente popolare, l'intrattenimento popolare allo stato puro, non c'era niente da fare, era il loro modo in cui si tramandavano delle storie, si tramandavano... O si ammazzavano, fatti. o trombavano, o ballavano. No, o come o bevevano come gli animali, o sparavano a tutto quello che li circondava, o bevevano, o cantavano. <ride> che brutta <ride> rappresentazione che comunque è una cosa che torna dentro Red Dead Redemption perché comunque uh, c'era quel momento focolare in cui c'era quello con la chitarra che suona sì e, e, allora è divertente da vedere per il cinema secondo me perché comunque dici Rispetto alle cose che giravano negli anni 60, erano un po' più chiuse. A meno che non stiamo parlando di uh, mociuole, sentieri selvaggi, che tra l'altro, gran parte del film è basato sul fatto dello sfondamento della parete e sull'apertura verso l'orizzonte. Ehm, Uh, questo qua diciamo ti, dà, ti fa respirare l'ambientazione in una maniera che secondo me negli anni 60 la gente ci restava, ci restava sotto cioè proprio per dire cioè, sto là, sto in mezzo a loro e poi vedi tutte Tutte le foglie degli alberi, tutti gli stili d'erba, le montagne, queste montagne a perdita d'occhio, che pure banalmente, uh, venendo da quanto mania al cinema, dici: Ma che, che è questa cosa? È ridicolo! È tutto lo strutto impastato. Mentre invece questo, questo c'ha l'orizzonte. È come ci insegna proprio il personaggio di. Uh, John Ford interpretato da uh, David Lynch nel, uh, nei Fablemans cioè l'orizzonte o è basso o è alto sei in mezzo è una merda e questo qua diciamo cerca costantemente di oscillare tra queste due cose e quello che lo piazza al posto giusto se ci fai caso è esattamente John Wayne quindi sì cioè, è un film per completisti del genere secondo me cioè, sai già che ti piace il western, accetti i suoi compromessi, accetti le sue storie. Uh, secondo me, accetti pure le sue lungaggini e il suo essere fortemente ingenuo, e, e allora te ne vedi bene. Però è proprio, secondo me, arriva in un momento in cui il classico è finito, non è ancora incominciato il western revisionista degli anni 70, non è ancora iniziato il western crepuscolare, che di lì a poco ci sarà uh, roba come un uomo chiamato cavallo, che è di una violenza inaudita, ci sarà Soldato Blu, uh, che sono tutti quanti western dalla parte degli indiani, quindi fortemente politicizzati, che sono secondo me più interessanti da, da vedere ancora oggi. E, e poi sì, la rivoluzione del western crepuscolare che avverrà più in là con Pachimpa pa, con uh, uh, roba come uh, eh, come detto come il mucchio selvaggio oppure uh, Pat Garrett e Billy the Kid, che sono bellissimi. Quindi, comunque, sì, questo quantomeno ha perso una gamba e eh, sul, sul set, eh a quale, a quale, facendo quale cosa lo dice eh, durante mentre giravano lo, lo, lo scontro lo scontro a fuoco sul treno nel, eh. nell'ultimo segmento <ride> effettivamente le catene fatto... che tenevano fermi i, i tronchi si, si sono rotte e eh, Bob, bob morgan che era lo stuntman era lì sotto è rimasto schiacciato e... uh... ah no <ride> sarà rotta durante un, una pausa del non mentre giro, giravano la scena durante una pausa delle, delle riprese le catene si sono Caric. rotte e, e gli sono cadute addosso e ha perso la gamba in seguito alle, alle agli... Alle fratture e alle, alle ferite riportate. Ma pensate che sfiga, cioè. Sì, pensate che sfiga, hai fatto quella roba fuori di testa, gli istanti e tutto, e poi. È come quello là che si riposa e scivola su, su una cosa, quindi. Mm, è, 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 cioè, è divertente, è quasi. Cioè, è, è controversa questa cosa. Cioè, poteva effettivamente farsi male in tantissimi altri modi, e invece. Comunque, quella parte che dicevamo modo. che manca il coinvolgimento emotivo nel, su Wikipedia lo spiegano un po' perché. Per, il problema è che, appunto, il cinerama c'era questo problema di sincronizzazione posiziona, di, del posizionamento degli attori sul, sul set. E se la, il, il film era, tra, era proiettato su un, un, uno schermo piatto normale tradizionale sembrava che gli attori non, non fossero allineati, che non si stessero guardando negli occhi, mentre se il film poi veniva, fosse, quando il film era tra, trasmesso, scusate, trasmesso, proiettato sullo schermo curvo no, in, che sare, per cui il cinema era pensato, tutto si allineava come doveva. Era il fatto che poi non, è, è un po' come la roba che è girata in 3D, che però poi quando non è in 3D è, perde un po' quella... Sì. O, o viceversa, le cose che non sono pensate per essere girate in 3D e che sono messe in 3D artificialmente forzatamente, Sembrano non, ti, non ti trasmettono lo stesso impatto, la stessa forza, e quella è la stessa roba. Eh. No, io banalmente gli affidavo questa cosa di non avere coinvolgimento emotivo perché non mi interessava quasi niente delle loro no, storie ma, <ride> il fatto di, di, di aver visto un, cine, un film cinema rama su uno schermo piatto televisivo del computer quel che lei a casa non ha aiutato e, e al tempo la stessa cosa cioè non, il, gli schermi cinema rama non penso che fossero eh, diffusissimi che fossero tipo... tutti cinema rama cioè, anche nelle edizioni nuove questa cosa perché secondo me è per forza sì anche se cioè nelle edizioni no, hanno nuove è un po' il digital, fatto che eh. non si vedono gli, le, eh. lo schermo diviso in tre però cioè, l'allineamento è quello ecco non eh, è che ci potevi fare molto non li Alla hanno fine. tipo riallineati in digitale sono curiosissimo non c'è tipo qualche edizione oh, vediamo un poco niente non lo troverò mai Vabbè dai dai che... Sì, va bene, va bene. non lo sapremo mai se c'è stata qualche correzione in digitale nella versione. Ho il dubbio che, che possano spostarli no. allineare a, a, a mano ogni cacchio. No, figo No, no. Comunque sì, vabbè. un pezzo di storia del, del cinema, se vogliamo, però È un non pezzo di storia che riguarda, se però. nessuno racconta non, non si perde tantissimo. Ecco. No, quello no. Anche perché solo dura 2 ore 44, 5 episodi, 5 secondi. Ma story, guarda, da... i, i film western durano tanto, cioè i film di, di Sergio Leone durano, cioè il famoso tempo dilatato del western, però nel, quando è un tempo dilatato per bene, è, cioè tu c'hai la tua storia, e c'hai appunto lo spazio, c'è il tempo... Non è che ci sono questi tagli che dicono, oh e poi sono passati 50 anni. È successo quest'altro fatto. Così che sembra appunto è innaturale perché è come se fosse un, uno schippare un avanti rapido. Uh, se guardi sentieri selvaggi, quello è tutto quanto. Cioè, a un certo punto, sono il passaggio delle stagioni nei vari territori. Che dici sembra una cosa fine a se stessa però, in realtà è una cosa che, che col tempo. Traccia, segna i personaggi che quindi cambiano atteggiamento rispetto alla situazione che stanno affrontando, qua invece semplicemente uno schippare avanti. Eh, letteralmente poteva essere una serie televisiva. Fine, riattacca Infatti, io tipo l'ho visto in, in due giorni. Io. Che mi ci ho addormentato la prima volta. Vabbè, ma già l'avevo visto un po' già l'avevo visto un paio d'anni fa, perché era sull'hard disk del 2020, qualcosa. Ho detto io Per me il western è un, gen un genere blitz Ci sono andato sotto tantissimo, però, questo qua mi ha effettivamente ha detto: ah, ah, cioè, cioè, non, non è il mio western, ecco. E va bene, se non hai altro da aggiungere, io ho finito i miei appunti. Possiamo andare? Direi che abbiamo detto abbastanza? Esatto, Anche un'oretta bon ma... un di, di podcast. Ci sta su, su, due, su quasi tre ore di film, sì. Mm -hmm. e, vale la pena ricordare che il prossimo film invece sarà una cosa più agile un po' più simpatica e. Perché, per tra virgolette, festeggiare l'arrivo al cinema del nuovo film di John Wick, torniamo alle origini del genere, ovvero andiamo a riguardare The Ride. Così. In questo momento completamente ah, è questo, già questo il prossimo è, The è già oh, bene, il bene. martedì 14 Sì, bene, martedì bene. 14 marzo. The ride, ah, finalmente casino. Adesso, questo se lo metti sul televisore 4K, eh, amore, Ti, preso, ti sì. diverti <ride> un, un po'. Che non lo rivedo. Vabbè, non, non stiamo a parlando adesso, che, se no, cominciamo un altro podcast. Va bene, dai, va bene. Ringraziamo, salutiamo grazie a Brandon Brand, uh, Benderfaraon, grazie a Infrid che ci ascolterà sicuramente in podcast e grazie a tutti quelli che ci ascolteranno in podcast o in differita e poi ci sentiranno ci verranno a salutare in chat mettete like, subscribe votate il podcast dove è possibile votarlo, fate un po' dateci un voto fanno, agli cioè web non penso esatto, che saremo mai fa... candidati però. ma, ma dovremmo, dovremmo ma dovremmo, ce lo meritiamo eh, esatto e, e di nuovo grazie a Delo per avermi fatto compagnia in questo viaggio verso la California e io vi saluto e vi rimando al prossimo podcast di cinema grazie ciao. e ciao